Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, Giochi per bambini. Oggi sono qui per presentarvi sempre un aggiornamento sulle nostre piante carnivore. Ve le ricorderete, ormai vi faccio aggiornamenti quasi quotidiani, posso dire. Quindi siamo arrivati finalmente all'11° aggiornamento, pensate quanti ne abbiamo fatti finora. Allora, qui abbiamo la situazione della nostra Venere che vediamo crescere, quindi positivo. Non so cosa siano questi fiorellini bianchi che si vedono, cioè il colore più che appunto verde o giallo è bianco, mi sembra, con questi fiorellini, non so se li avete visti o riuscite a vederli. Non lo so, perché in realtà non so se la Venere può fare dei fiori, non ne sono al corrente, quindi vedremo gli sviluppi. Qui sulla destra abbiamo la nostra drosera che continua a crescere, soprattutto in altezza, e guardate qui abbiamo fatto dei progressi veramente interessanti, non so se riuscite bene a vedere, ma c'è, adesso ve lo mostro, c'è praticamente una piantina che sta proprio, vedete questa qui, che sta proprio crescendo in altezza abbastanza velocemente, ed è proprio, e si inizia a vedere insomma la configurazione della pianta normale. Qui abbiamo la mimosa che, vi ricorderete, non è una pianta carnivora, ma l'abbiamo comunque piantata perché faceva parte di uno degli esperimenti che ci diceva appunto questo kit della Cosmos, e guardate che meraviglia, cresce a dismisura e vi ricorderete la sua peculiarità è quella di chiudere le foglie appena riceve un po' d'acqua. Adesso lo facciamo, vi faccio vedere nel caso qualcuno avesse perso l'aggiornamento precedente. Ecco qua, avete visto la chiusura immediata delle foglie nel momento in cui riceve l'acqua. È molto magico anche questa cosa, molto molto bella. Eccoci qua. E quindi insomma l'aggiornamento 11 è questo, siamo a questo punto. La mimosa non ha uguali perché l'abbiamo piantata semplicemente 2 volte fa e ha già superato quasi tutte. La nostra drosera dovrebbe diventare in questo modo, con un fiore, questo fiore bianco che ha, e appunto è un fiore della drosera. Come vi dicevo prima, non so se la Venere invece ha dei fiori, può avere dei fiori come la drosera oppure no, quindi in questo caso se ne può avere, può starci anche il colore bianco che abbiamo visto prima, vi ho fatto vedere appunto che non ero sicura del fiore o meno. Bene, questo è il nostro aggiornamento, spero che siate sempre sul pezzo con me con tutti questi aggiornamenti, perché se ne perdete uno un casino qua. Noi ci vediamo prestissimo come sempre e vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. Un bacione a tutti e a presto, ciao!